Signore e signori, il ministro Maria Elena Boschi. Benvenuta. Grazie. Venga, ministro. Grazie. Per la prima volta alle invasioni barbariche, beh, del resto lei da quanto è ministro? Da pochi giorni, due settimane. Da due settimane, quindi insomma ci sta che non sia mai venuta prima. Ministra o ministro? Cosa preferisce? Ministro. Mi piace ministro. Lei ce l'ha l'auto blu? No, non proprio, perché noi siamo già stati toccati dalla spending review nel ministero. Però non proprio, sì o no? È una macchina che è messa a disposizione del ministro. Esatto, però non sono le auto blu che immaginavamo un tempo, quei macchinoni con cui sfilavano, lampeggianti, eccetera. Ecco, quella non c'era, una cosa molto più sobria. Però un'auto a disposizione per alcuni spostamenti, oggi sono venuta quindi in aereo da sola. Quindi la sua non l'hanno messa in vendita, perché oggi... Quella ancora no, però... Verranno messe in vendita 100 auto blu nel prossimo mese con un'asta pubblica e mi pare un bel segnale, insomma, di snellimento. Senta, oggi c'è chi ha detto che sembrava una televendita il pomeriggio del primo ministro, perché comunque insomma, c'erano un sacco di misure, ma poi c'erano anche le slide con i disegnini, insomma c'era un clima molto da... e poi facciamo questo e adesso quell'altro. Un clima di chiarezza, di semplicità. Credo che seguendo la presentazione del Presidente del Consiglio dei Ministri sia stato chiaro quello che vuole fare questo governo. E mi sembra già un segnale importante che i cittadini, chi guarda da casa, possa facilmente comprendere i nostri obiettivi e quello che proponiamo. A lei capita mai di essere in disaccordo con Matteo Renzi? A volte. E glielo dice? Sì. E lui l'ascolta? Sì, me come altre persone, chiaramente. È una persona che si confronta e a volte cambia idea se lo convinciamo, se abbiamo delle ragioni. Per esempio sulla riforma del Senato e del titolo quinto che ho presentato oggi in Consiglio dei Ministri, beh, su alcune cose ho fatto dei cambiamenti, delle modifiche rispetto a quello che aveva presentato Matteo Renzi. Ne parliamo. Io volevo salutare il professor Luca Ricolfi, che è in collegamento. Professore, buonasera. Buonasera. Vediamo, lei ci vede, ci sente? La sento. Allora, il professor Luca Ricolfi, sociologo, insegna analisi dei dati, ha appena pubblicato un importante saggio intitolato L'enigma della crescita. E tra poco vorremmo anche un suo commento. Anzi, farei così, dato che insomma sono molto freschi tutte le decisioni prese, non so come chiamarle, perché in realtà sono dei propositi per ora. Alcuni sono provvedimenti, altri in realtà sono già testi normativi, decreti legge, quindi che entreranno in vigore con la pubblicazione tra qualche ora. Quindi alcuni sono già efficaci, altri lo saranno nei prossimi mesi, perché ci siamo dati delle scadenze molto precise. Per aprile la riforma della pubblica amministrazione, maggio il fisco, a giugno la giustizia e già io mi auguro entro la fine di questo mese invece partiamo con la riforma appunto del Senato e del titolo quinto. Facciamo una cosa, guardiamo una pillola dell'intervento di oggi del Presidente del Consiglio anche col professor Ricolfi, così lo commentiamo. Guardiamo. Dal 26 marzo venghino si rivenghino, si vendono le auto blu all'asta, le prime 100 sono vendute all'asta, se riusciamo raccontiamo anche chi sono i singoli ministri che le hanno utilizzate. Zoro può comprarsi l'auto che aveva utilizzato la russa, perché no? Chi guadagna fino a 8.000 euro l'anno sono in Italia 459.747 persone, ok? Sono numeri che avete in cartellina, se soltanto aveste anche la cartellina sarebbe perfetto, ma questo siamo arrivati tardi, diglielo Filippo. Ok? Ve lo ripeto? Sì. È un'operazione che io non ho difficoltà a definire di portata storica. Il tema è, c'è copertura per 10 miliardi di euro, per 10 milioni di lavoratori e parte il primo di maggio. Sta sui fi? Ho letto in questi giorni una polemica circa la copertura che trovo semplicemente incredibile. Incredibile. Rapidi? Come faccio? Vado a caso? Ah, c'è un microfono, quindi prendi il microfono e parla. Rapidi? Allora, vediamo di essere chiari. La domanda del collega, non so se l'avete sentita tutti, anche chi sta in piccionaia, perché fanno confusione, quindi... ci hai provato a partire il primo aprile, non ce la fai e parti il primo maggio. Sì, vero,
perché sennò sembra di quella volpe e l'uva. No, ce l'ho fatta. Il problema però è che sono 20 anni che dicono che vogliono abbassare le tasse, una volta che qualcuno le abbassa, fateci anche le pulci, perché le abbiamo abbassate il 1° di maggio anziché il 1° aprile. Io sono della notizia di stampa nuova Cina, ho una domanda veloce. Come mai, secondo la legge, la nuova legge elettorale, non si può eleggere direttamente la persona preferita? La famosa signora. Abbiamo speso 330 miliardi. Lei si presenta gentilmente. Filippo Barone, La Gabbia, La 7. La Gabbia. Abbiamo speso 330 miliardi negli ultimi 4 anni in finanziarie. Pensa davvero che adesso con 10 miliardi riparta l'economia? È una seconda cosa. No, la signora, bene. La risposta è sì. Ah, me l'avete tagliato sul più bello, che era la risposta del Presidente del Consiglio, che a una domanda articolata rispondeva, penso davvero sì. Beh, bisogna dire che sa comunicare Matteo Renzi. Mi fa sentire subito il professor Ricolfi per un commento su quello che abbiamo appena visto e che è stato detto oggi, professore? Ma sa, finché non si vedono i dettagli è anche difficile commentare. Io posso basarmi su quello che è arrivato in queste ore e il commento principale è questo, che penso che il Presidente del Consiglio non abbia saputo o potuto presentarci un quadro preciso. Cioè lui ha fatto dei grossi annunci, ma di testi con cifre e coperture non ne abbiamo sentiti. In particolare ci sono diverse coperture che sono ballerine e io sospetto che la colpa non sia di Renzi, ma sia della ragioneria dello Stato. Cioè mi pare che lui si sia trovato in una situazione nella quale la ragioneria non gli bollina tutte le coperture, quindi non è in grado di fare né un decreto legge né un disegno di legge preciso, operativo, e annuncia che queste coperture ci saranno, ma con lo stile che la ragioneria dello Stato ha avuto in questi anni e sembra continui ad avere, sarà molto difficile che queste coperture saltino fuori a breve. Se vuole possiamo vederle una per una. Stiamo a vedere. Ci sono il ministro dice che ci sono. Noi non possiamo altro che fidarci fino a che non si va a vedere. No, ma possiamo anche dire da dove vengono. Ah no, aspetti che il ministro dice da dove vengono. Beh, sui 10 miliardi, perché stiamo parlando adesso dei 10 miliardi per le famiglie, perché mi pare un primo passo avanti importantissimo. Consentire di avere 1.000 euro puliti in più all'anno per quelle persone che guadagnano meno di 1.500 euro al mese non è una cosa da poco e davvero si può ridare un po' di fiducia, un po' di speranza alle famiglie, davvero si può cercare di far riprendere anche i consumi, perché aspetti, con quelle 100 euro in più al mese può far ripartire l'economia questi 1.000 euro in più all'anno secondo lei? Ma io ho fatto un calcolo, ottimisticamente si può pensare che la propensione al consumo aumenti dello 0,5%, cioè noi consumavamo 100 prima di questo intervento, con i 10 miliardi tenuto conto che una parte andranno in risparmi, che una parte andranno in importazioni e che una parte saranno sottratti ad altri, si può pensare che questi consumi aumentino da 100 a 100,5. Non, è meglio di niente naturalmente, ci rendiamo tutti conto delle difficoltà che ha un governo che non vuole sforare i conti pubblici, però dire che questo rilancia l'economia dal mio punto di vista è abbastanza, direi ridicolo. Ma io credo che per la prima volta però si dia una speranza diversa alle famiglie. Per la prima volta, anziché dire come primo provvedimento vi togliamo dei soldi, noi diciamo che dei soldi in più li mettiamo in busta paga. Quindi lei dice ben anche psicologicamente? Non è solo psicologicamente. Io immagino una famiglia in cui c'è magari una sola persona che ma lavora. Ma perché dice per la prima volta? Beh, perché quali altri provvedimenti sono stati fatti in precedenza anche nell'esperienza dell'anno scorso? Ma non so, il governo scorso, Prodi per esempio? Io parlo dell'ultima esperienza da quando siamo noi in Parlamento, in questo certo, anno per la prima volta negli ultimi 12 mesi. Sì, però cerchiamo, secondo me, anche se vogliamo, di sfruttare questa occasione per raccontare quello che stiamo facendo noi di positivo. Poi chiaramente si può anche essere sempre pessimisti, si può sempre fare di meglio, certo, si può sempre fare di più. Però cerchiamo anche di spiegare quello che abbiamo fatto oggi, che è un dato concreto. Io credo che una famiglia che guadagna 1.500 euro al mese e che magari ha due bambini, se a fine mese ha 100 euro in più puliti, probabilmente è un po' più contenta perché
su 1.500 euro non incidono poco quei 100 euro, significa pagare le bollette con più tranquillità, significa magari andare a cena fuori una volta in non più. Non stento a crederlo. E allora, credo che sia già un'iniezione di fiducia e di ottimismo. Non è il solo provvedimento, poi abbiamo detto anche che riduciamo l'IRAP per le imprese private del 10%, anche questo è un modo per cercare di aiutare chi crea anche dei posti di lavoro, chi crea occupazione, chi fa impresa nel nostro paese, a dargli una mano, a dire lo Stato non ti lascia solo ma cerca di mettersi dalla tua parte. Abbiamo anche detto che per le piccole imprese riduciamo il costo dell'energia, che sembra poco, ma parlando con gli imprenditori, e sicuramente il professore lo farà e lo saprà meglio di me, il costo dell'energia incide tantissimo sui costi di un'azienda e sulla competitività delle nostre aziende. Non mi sembra da poco. Il tema dell'energia e della riduzione dei costi? Ma guardi, questo è un tema importantissimo, io sono molto contento che venga ridotto il costo dell'energia per le imprese, però di nuovo il problema sono le coperture, perché se si dice rimodulazione della bolletta, vuol dire che le imprese pagheranno un po' di meno e qualcun altro pagherà un po' di più. Finché non ci dicono chi pagherà di più, il problema resta. E comunque, guardi, il problema, secondo me, comunicativo è questo, che in questa conferenza stampa è stato comunicato quello che la Boschi sta adesso riassumendo efficacemente, e cioè tutta una serie di provvedimenti e di vantaggi che verranno alle famiglie. Nessuno li mette in discussione, questi piccolissimi vantaggi e questi provvedimenti. Il punto però è che se non si vuole modificare i nostri conti pubblici, cioè se non si vuole fare un finanziamento in deficit, questi soldi da qualche parte devono saltare fuori. E da dove salteranno fuori? Dalle tasse di altri contribuenti e dalla spesa pubblica. Lo dico subito. No, senza aumentare la spesa pubblica. Le coperture per questi 10 miliardi... No, sto dicendo che la diminuite, non che l'aumentate. Esatto, viene dalla riduzione, viene da un efficientamento della spesa pubblica. 7 miliardi all'anno verranno effettivamente dalla spending review, quindi da tagli di sprechi. Sì, ma sprechi. Cottarelli l'ha negato ieri in Senato, Cottarelli ha detto che i miliardi sono 3. No, sono 7 miliardi all'anno, confermati dallo stesso Cottarelli. Lui non ha detto questo. Ci sono, addirittura le sue previsioni sono più ottimiste, ma siamo sui 7 miliardi all'anno. Poi c'è un risparmio che deriva dalla diminuzione di quello che è il debito pubblico e quindi degli interessi che paghiamo, che sono circa 2 miliardi. E poi abbiamo una parte che deriva chiaramente dal fatto che aumenteremo quello che è la percentuale di rapporto deficit-PIL che ci viene concessa, secondo quelli che sono i parametri europei, entro il limite del 3%, portandola dal 2,6 al 3%, recuperiamo altri 6,5 miliardi. Questo è l'unico chiaro. Anche gli altri sono chiari. Ora capisco, professore, che c'ha un po' un atteggiamento da esame universitario e mi fa piacere perché mi consente di spiegare meglio quello che stiamo facendo a beneficio di tutti. Però, diciamo, in un'ottica costruttiva mi sembra che stia rispondendo bene. Mi merito un buon voto, professore. Quanto le diamo alla Boschi, Ricolfi? Dai, un bel 30. Un bel voto. Poi la lode dà le risposte. Io direi che si può dare tranquillamente dall'8 al 9 per la comunicazione. Per l'informazione, molto basso, darei dal 3 al 4. Oh, no, che sei vero, non è molto generoso, professore. Deve smentirmi con dei fatti. Ricolfi, a gennaio lei aveva scritto sulla stampa un articolo in cui aveva definito Renzi e la sua squadra, quindi anche il ministro Boschi, qua i nipoti di Paperino. E aveva detto che manuale delle giovani marmotte alla mano avrebbero trovato con l'energia dei dilettanti una soluzione per far ripartire il mondo del lavoro. È ancora di questa opinione o adesso che li vede all'opera dà più credibilità a questa squadra? Ma guardi, io in realtà voglio dare credibilità perché fino adesso siamo stati... Mi scusi se entro così nel Prego. Privato suo, ma l'ha anche votato Renzi alle primarie? Ma certo. Penultime, e forse. Probabilmente lo rivoterei anche perché noi dobbiamo sempre scegliere fra le alternative che abbiamo. Io penso, adesso facendo un discorso più generale su Renzi e la sua squadra, che comunque... Noi abbiamo di fronte una volontà di cambiare qualcosa, di farlo abbastanza rapidamente e di svoltare. Allora, dato che io do un giudizio molto più negativo della maggior parte dei miei colleghi su quello che è successo con gli ultimi due governi, cioè con Monti e con Letta, non posso che rallegrarmi del fatto che attualmente sembra che qualcosa si muova. Ma proprio perché io continuo a considerarmi vicino a questo progetto renziano,
sono estremamente preoccupato degli elementi di faciloneria che vedo nella presentazione dei provvedimenti. Cioè, quando io non vedo le coperture mi preoccupo, proprio perché le cose che stanno facendo, alcune delle cose che stanno facendo, vanno bene. Mi faccia un piacere, quindi, Ministro, domani chiami il professor Ricolfi, gli spieghi bene le coperture, perché sennò ora partiamo tutti. Calcolatrice alla mano, tornino i conti. Va poi bene. Domani molto volentieri, anzi, se ha suggerimenti migliorativi noi siamo bene contenti di ascoltarli. Professore, io per il momento la saluto, ricordo il suo saggio molto importante che è l'enigma della crescita, tra l'altro complimenti per la copertina, molto bella, e come dire, continui con questa severità che insomma sembra molto proficua. Ma voglio essere più costruttivo, io un suggerimento l'avevo già dato qualche giorno fa. Vada. Che è il maxi job. Però l'abbiamo letta, sì, ci sia qualche problema con la ragioneria dello Stato, anche lì. Beh, c'è un disegno di legge che tratterà tutti i temi legati al lavoro, quindi può confluire in questo disegno di legge che presenteremo. Intanto abbiamo un decreto legge che è una certezza, che comunque cambia il mondo del lavoro in parte, perché amplia quelli che sono i contratti a termine, portandoli a 36 mesi, e fa un progetto nuovo, serio, sull'apprendistato, che finora non ha funzionato. Quindi partiamo anche da alcune certezze che già oggi in campo ci sono. E poi nei prossimi giorni avremo il disegno di legge su tutto il resto. Maternità, la possibilità per tutte le donne di non dover più scegliere tra una famiglia e la propria professione, la possibilità di introdurre poi una forma diversa di sostegno per chi perde il lavoro rispetto a quella che abbiamo avuto fino ad oggi, quindi tante proposte. Professore, dica una cosa che chiede a questo governo, una cosa urgente. Ma guardi, come provvedimenti, lei sa che io ero dell'idea che questi soldi andassero usati per aumentare l'occupazione, e non posso chiedere una cosa che è già stata abbandonata con la scelta di farlo sull'IRPEF. Io chiederei una sola cosa che avevo chiesto anche al governo precedente, cioè che non venisse mai più fatta né una conferenza stampa né un disegno di legge senza che tutto sia ben definito, cioè evitando di dire: uscirà il disegno di legge, poi esce il disegno di legge, viene approvato il Parlamento, poi dobbiamo aspettare i regolamenti attuativi, e l'annuncio che faccio al tempo T si realizza modificato molto tempo dopo. Allora, ecco, le cose io quando vorrei non sentirlo al più. Professore, che ci sono delle regole ancora nel nostro paese che si chiamano leggi, cioè non è che adesso possa venire il Presidente del Consiglio e dire da oggi a domani si fa esclusivamente come dico io. Ovviamente ci sono dei provvedimenti che possono essere immediatamente, alcuni sono immediatamente in vigore, sono i decreti legge, e ci sono, e ne ho parlato prima per quanto riguarda il lavoro e su altre materie. Un altro l'abbiamo approvato anche la scorsa settimana sulle città e gli enti locali. In altri casi occorre un percorso invece di maggior coinvolgimento del Parlamento. Quello sul lavoro, quello sul lavoro di cui parlavo prima, in cui viene ampliato il contratto a termine fino a 36 mesi. Ma scusi, non è un disegno di legge? Non è un disegno di legge delega? Non è un decreto legge? No, questo va nel decreto legge. Nel disegno di legge invece vanno le altre materie, altri temi che ho affrontato prima rapidamente, anche perché sennò credo che i nostri ascoltatori... No, io chiedevo quelli che vengono stampati nelle prossime ore, quali decreti legge. Questo decreto legge l'ho già annunciato, poi ci sono tutti gli altri provvedimenti che stanno presentando i ministri, che hanno finito di presentare in queste ore, dal piano casa, abbiamo visto il piano per la riduzione dell'energia, quindi sono tanti provvedimenti in campo. Poi, nel mio caso, non è un decreto legge, perché il percorso delle riforme costituzionali è molto più complesso, più ampio, richiede ovviamente un coinvolgimento del Parlamento e quindi delle forme diverse. Questo è chiaro. Ci sono anche dei provvedimenti importanti per quanto riguarda me. Parlare con il ministro Boschi, la ringrazio. Professore, continua a essere così severo. In bocca al lupo per il nuovo libro. Arrivederci e grazie. Arrivederci. Ministro, ci sono anche delle altre cose, è un po' extra governo, di cui volevo, avendola qua, volevo parlare con lei. Ad esempio, una cosa che
secondo me va chiarita, che oggi la riguarda particolarmente. Volevo chiederle un chiarimento su quello che è successo con Lucia Annunziata, a proposito di un articolo pubblicato sull'Huffington Post. Lucia Annunziata ha detto che lei l'ha chiamata per chiederle di rimuovere l'articolo, al che Annunziata le ha risposto che non l'avrebbe rimosso, ma avrebbe pubblicato la sua smentita. Lei ha insistito per la rimozione e ha minacciato di portarla in tribunale. Sembra così gentile ed educata e minaccia i giornalisti? No, io sono assolutamente come sembro, cioè gentile ed educata. Solo che si metta nei miei panni, apre il giornale e vede che ci sono, anzi internet in quel caso, il computer, che vengono scritte delle cose sul proprio conto, ma fatti che non sono veri. Ah, nell'ordine. Ma succede ogni giorno? Ma insomma, nell'ordine viene scritto che io ho un portavoce che avrebbe fatto pressioni sulla RAI per la famosa imitazione di Virginia Raffaele. Anzaldi, non l'ha fatto? Innanzitutto io non ho un portavoce, non l'ha fatto perché io, come ho già detto, ho riso quando ho visto l'imitazione di Virginia Raffaele, che tra l'altro è bravissima, oltre che molto bella, quindi non me la sono presa affatto e non ho chiesto a nessuno di intervenire, non sono intervenuta io, quindi non Anzaldi è vero. E poi si parla di suo. Presunti bigliettini che non esistono, non sono mai stati scritti, e non soltanto lo dico io, ma lo ha confermato pubblicamente anche la presunta destinataria di non aver mai ricevuto quei biglietti. Allora, di fronte ma lei, Adolina a tre, Bianchi, però no, ha no, detto però qualcosa... mi lasci finire, di fronte a tre notizie false, quindi a tre bugie sostanzialmente, tre balle, io credo che sia normale, col massimo del rispetto e dell'educazione, dire che forse si è sbagliato a scrivere delle cose che non sono vere, cose piccole, marginali, ci mancherebbe altro, però penso che sia diritto di ciascuno di riaffermare la verità dei fatti, perché altrimenti si fa un po' confusione. Ma lei ha detto a Lucia Annunziata, se non le toglie la denuncio? No, io non ho fatto nessun tipo di minaccia, assolutamente. Io ho semplicemente detto che non erano vere quelle cose, credo che sia mio diritto, come di chiunque altro, riaffermare la verità, dopodiché se si insiste nel far passare per vere delle cose che non lo sono, c'è un solo modo eventualmente per risolverle, che un giudice stabilisca chi ha torto o chi ha ragione. Penso che questo succeda a chiunque quando vede negarsi un proprio diritto, una propria verità. Ma Annunziata nel massimo oggi rispetto... ha detto al Corriere che il suo atteggiamento dimostra che voi giovani esponenti del governo non conoscete le regole del gioco, avete in mano un potere che non conoscete, siete saliti su un treno in corsa senza sapere dove andare. Beh, le prime due le considero un complimento, nel senso che il fatto che ci sia un nuovo gruppo dirigente che non ha nessun tipo di abitudine a maneggiare i centri di potere, non ha nessun tipo di connessione con quelli che sono i sistemi di potere di qualunque tipo, per me è un punto di forza, cioè fa parte del nostro progetto di rinnovamento, di cambiamento. Io credo che molte persone credano in noi e nella nostra possibilità di cambiare davvero questo paese proprio perché siamo altro, perché siamo diversi da quello che c'è stato finora. E proprio questa nostra mancanza di così confidenza con il potere per me è un complimento, un elemento di forza, è quello che ci caratterizza. Non è vero che non sappiamo dove andare e credo che anche la conferenza di oggi con i provvedimenti che abbiamo messo in campo dimostrino che abbiamo una visione ben chiara del paese che vogliamo. Un paese in cui si devono fare delle riforme che finora non sono state affrontate, è mancato il coraggio per affrontarle. Mi dica se lo ridirebbe a Lucia Annunziata se non la toglie. Ma io non ho detto se non la toglie la denuncio. Io ho detto semplicemente che non erano vere le cose che venivano raccontate in quell'articolo, per le quali peraltro non sono stata sentita preventivamente per chiedermi se erano vere o meno, e che quindi si desse spazio anche alla mia replica, alla mia smentita, come è normale, che sia. Niente più di questo. Una smentita, dopodiché, certo, con la stessa educazione e lo stesso rispetto, io credo che sia normale poter dire a una persona che sta sbagliando perché sta dicendo delle cose che non sono vere. Dopodiché non voglio nemmeno che diventi certo, un problema enorme, è perché ovvio, mi sembra una cosa marginale. La parola denuncia è una parola forte. Ecco. Ma non è una parola forte, al di là del fatto che credo che ci siano degli strumenti. L'articolo non l'hanno tolto, la denuncerà? No, non l'ho denunciata ancora, quindi... Ancora? Non pensa fatto. Di farlo? Ma no, nel senso che io vorrei che questa storia venisse archiviata, perché non mi sembra così importante rispetto a quello che stiamo facendo, al lavoro che sto portando avanti. Lei si aspettava che fosse così il potere? Che comportasse l'essere al centro d'attenzione per ogni minimo dettaglio, da come è vestita, ogni cosa che dice, era preparata a tutto questo? Ma non è una questione di potere.
Io sto cercando di fare bene il mio lavoro, sto cercando di impegnarmi, di lavorare seriamente, perché è quello che ci chiedono i cittadini, è quello per cui ci danno fiducia, è quello per cui anche ci pagano, è il nostro lavoro. Io sto cercando di farlo in modo serio. Oggi ho presentato una proposta per la riforma del Senato, del titolo quinto in Consiglio dei Ministri, che poi sarà aperta al confronto, alla discussione con tutti i partiti nei prossimi giorni. Parliamo di abolizione delle province, è prevista l'abolizione del CNEL, quindi degli elementi forti di rottura, di cambiamento. Oggi alla Camera, per la prima volta dopo 8 anni, abbiamo approvato una nuova legge elettorale e non mi sembra una cosa di poco conto. Non è una cosa in poco due conto, mesi però siamo riusciti una cosa ad approvare una nuova legge elettorale. Il fatto che sia approvata alla Camera e che si rimandi a un Senato che non ci sarà più, tra l'altro questa è una cosa che la compete. Beh, questo però appunto ma in quanto è tempo un ci vuole incentivo ad abolire in più il Senato? A eliminare il bicameralismo perfetto. Sia, però non mi ha risposto alla domanda di prima, mi risponda brevemente, se lo aspettava che fosse così? Beh no, però io credo anche che sia una persona che non possa lamentarsi di niente, perché sto facendo un lavoro che è molto bello, quindi che è appassionante, che ha la possibilità di cambiare il paese, quindi non ho cioè, diritto di lamentarmi. Se fanno delle paginate di giornale su come lei si veste, sulle sue scarpe, su quanto è bella, non ci soffre? No, soffrirne no. Poi sarei bugiarda a dire che in alcuni casi non mi tocca. È ovvio, quando c'è stata il giuramento, la cerimonia al Quirinale, e sono piovute molte critiche sulla scelta dell'abbigliamento e anche un po' di frasi cattive su Twitter, perché poi ci sono delle persone che un po' si scatenano su tanti aspetti. È ovvio che un po' possa dispiacere, perché poi credo di ma di essere dispiace una, che si una donna di 33 suo anni come tante fisico, altre. Fisico o le spiace questo, cioè non venire giudicata per il lavoro, ma ci sono, soprattutto ci sono due elementi, nel senso che il mio aspetto fisico non è merito mio. Se ho gli occhi azzurri o altre cose è merito della mia mamma, chiaramente del mio babbo. Io vorrei essere valutata per il lavoro che faccio io. Con una battuta sulle riforme più che sulle forme. Io oggi ho presentato un pacchetto di riforme, oggi alla Camera abbiamo approvato la legge elettorale, vorrei essere valutata per quello, ma credo come tutte le altre donne che lavorano e come tutti gli altri uomini che lavorano. Dopodiché ci si convive a volte meglio, a volte peggio, perché come tutti ci sono delle giornate in cui ci si alza e ci si guarda allo specchio e magari ci si piace un po' meno e allora certe critiche possono metterti più in difficoltà. Però insomma si affronta con il sorriso. Poi credo che lavorando seriamente ci sarà modo di quindi, dimostrare l'impegno. Quindi insomma mi sembra di capire che non ci soffre per il fatto che appunto il suo essere una donna graziosa venga sottolineato, lo sto facendo anch'io, perché voglio parlare, voglio sapere cosa vuol dire per lei questa esperienza da questo punto di vista. Non ne soffro perché, ripeto, sarebbe stato peggio il contrario, ecco, direi, diciamo, no? Per cui diciamo che da questo punto di vista sono però anche chi se ne frega, però devo dirlo. Non credo, anche lei è una bellissima donna, non credo però che sia un problema se qualcuno glielo dice o le fa un complimento, credo che sia vissuto in modo sereno, dopodiché penso che anche lei ami essere valutata per il lavoro che fa da anni e per la qualità del suo lavoro, non per come si veste o perché ha cambiato taglio di capelli. No, però lei è appena arrivata al governo e immediatamente è cominciata questa campagna, questi articoli, insomma anche la cosa di Enrico Lucci che mentre Beh, lei quello andava... è stato un po' più pesante, devo dire la verità, sulla vicenda di Enrico Lucci, come ho detto anche a lui, ha sinceramente esagerato, in quel caso si è andati un po' oltre, perché ci sono degli elementi e dei commenti che sono ironici, come appunto l'imitazione di Virginia e Raffaele, e ci si fa un sorriso, perché obiettivamente non sono offensivi. Lei mi dipinge come una che punta tutto sull'aspetto fisico e che sostanzialmente no, è una mezza no, stupidezza. Io mi auguro che non lo pensi davvero. Seduttiva. Esatto, io mi auguro che non lo pensi davvero. Comunque so che non lo pensa la mia famiglia, so che non lo pensano i miei amici e questo mi basta. Cioè, su quello si fa un sorriso. Quando invece ci sono dei modi di rivolgersi ad una donna come quelli che Lucci ha avuto nei miei confronti, onestamente si va un po' oltre, perché non credo che sia giusto far trovare nessuna donna in quella situazione. È andato un po' oltre, è stato un po' pesante, perché lì effettivamente si è mancato di rispetto, quindi bisogna distinguere un po' le varie situazioni. Pensa che il peggio sia passato da questo punto di vista? Beh, questo non lo so, io mi auguro di sì, nel senso che ovviamente non mi fa piacere essere sempre al centro dell'attenzione,
preferirei lavorare però, con più serenità. Però secondo lei imparerà anche a farsi una corazza su questo, come dice l'annunziata, a capire come vanno le regole del gioco, come sono le regole del gioco? Se inteso nel senso che imparo a gestire il potere, ad avere i rapporti, a sapere chi chiamare, appunto a fare la telefonata giusta, a non fare una telefonata in cui credo, no, non mi interessa imparare sinceramente, preferisco restare così come sono. Dopodiché già ora ho la mia serenità, nel senso io affronto seriamente questo lavoro. Poi so che ci sono delle persone dei miei spazi, pochi purtroppo, perché per provare ad abolire Senato e Titolo V un po' ho abolito la mia vita privata in questa fase, quindi sono pochi quegli spazi, però a volte riesco quanto a risagliarmi. Quanto ci metterà ad abolire Senato e Titolo V? Ci dia delle date realistiche. Realisticamente io penso, mi auguro, entro la fine del 2015. Quindi ci vorrà... ci vuole un po' di tempo perché ci sono dei termini tecnici dovuti alle doppie letture. E quindi lei confida che non si deve votare almeno per 2 anni? Beh, noi abbiamo il 2018, io mi auguro di non votare fino al 2018. Mm. E se succedesse invece che si deve votare, che si fa? Beh, è difficile che si crei una situazione per cui si deve votare. Beh, lo sa che invece non è così difficile. Oggi quanti erano i voti? 20? No, su dei singoli emendamenti su dei ci singoli possono emendamenti essere stati delle posizioni diverse, però poi nel voto complessivo della legge c'è stata una netta maggioranza che ha approvato questa legge alla Camera. Poi si sa che sulla legge elettorale ci sono anche gli istinti di ciascuno in qualche modo, le considerazioni personali, poi su altri provvedimenti può essere diverso il percorso. Però io non credo che ci siano dei problemi di stabilità. Però non è una situazione di anomalia, di non poter votare perché... Tecnicamente non è vero che non si possa votare. Di andare alle elezioni, lasci stare la situazione. Però non le piacerebbe andare alle elezioni, essere votata? A me piacerebbe molto di più riuscire a realizzare tutte quelle cose che abbiamo presentato oggi. Più che essere votata? Beh, intanto sono già stata votata per entrare in Parlamento, quindi comunque passati dal voto. C'era una legge elettorale diversa, però nella legge elettorale che c'era quando ci siamo presentati alle elezioni siamo stati tutti votati e quindi siamo tutti legittimamente lì, quelli che sono presenti in Parlamento. Dopodiché ci saranno altre sfide, altre competizioni elettorali. Nessuno ha paura, nessuno si vuole sottrarre, però credo che sia più serio nei confronti del Paese non pensare a quelli che sono i destini personali o cosa conviene a me o ad altri, pensare cosa conviene a tutti. Allora, secondo me, se davvero riusciamo a trasformare il Senato in una Camera delle Autonomie e superare il bicameralismo perfetto che tanto ha bloccato questo Paese. Il Presidente del Consiglio oggi ha detto che se non ci riesce cambia lavoro, quindi si è assunto un bel rischio, un'altra dimostrazione di coraggio forte da parte del Presidente del Consiglio. Devo dare la pubblicità, però ecco, ha detto una cosa fine del 2015, cioè ci vorranno quasi 2 anni. Ma quelli sono i tempi necessari perché tra poco prevede la nostra Costituzione. Tra poco riprendiamo con il Ministro Boschi. Bentornati all'Invasione Barbarica, siamo con il Ministro Maria Elena Boschi. Come sono con lei Renato Brunetta e Denis Verdini? Beh, molto, molto professionali, perché dobbiamo parlare di cose estremamente serie, per cui sono molto, molto seri, molto puntigliosi entrambi. Poi chiaramente col Presidente Brunetta ho più modo di collaborare, di vederci, perché il Presidente di Forza Italia alla Camera, quindi abbiamo insomma vari argomenti da trattare. E con lei è simpatico? Sì, devo dire che è estremamente cortese, molto disponibile. In alcuni casi chiaramente si arrabbia un po' perché ha una personalità ben definita, però devo dire che con me è cortese, riusciamo a avere un buon rapporto, a dialogare bene poi nel merito. E col Presidente Berlusconi vi siete conosciuti? No, io l'ho incontrato una volta soltanto, per caso, durante la celebrazione per i 100 anni della famiglia Barilla, avevano organizzato un evento al Teatro Regio di Parma e lì stati presentati. Cosa le ha detto il Presidente? Mi ha detto che ero troppo bella per essere comunista. Anche lui. Secondo lui, sì. Effettivamente anche lui ha detto che ero troppo bella per essere comunista. Però io ho replicato subito e ho detto, guardi Presidente, solo lei pensa ancora che esistano i comunisti. E quindi da lì ha cercato di convincermi, no, ma guardi, esistono davvero, un po' come gli extraterrestri. Le ha fatto degli esempi? No, sui nomi no, ha detto, però la convincerà gli extraterrestri, però ancora non è riuscita a convincermi, devo dire, non ci siamo più visti, non mi ha convinto. Esistono i comunisti? No, io credo che nel Partito Democratico siano stati
superati in qualche modo da un progetto nuovo, da un progetto più ampio che tiene insieme anche tante idee diverse e che ha degli obiettivi comuni. Dopodiché esisteranno in altre parti del mondo, ci sono, in Italia ci sono, non ci ancora. Sono più. Beh, ci saranno, ci sono sicuramente, ci sono delle persone che si riconoscono ancora nel comunismo, anche alcuni partiti politici che fanno o movimenti che si ricollegano più direttamente al comunismo. Nel Partito Democratico abbiamo fatto una scelta diversa, ci siamo dati degli obiettivi nuovi, un progetto nuovo, senza chiaramente dimenticare da dove veniamo. Ci racconta come vi siete conosciuti lei e Matteo Renzi? Allora, ci siamo conosciuti al Circo Massimo, quando Veltroni organizzò nel 2008 una grande iniziativa del Partito Democratico e il circolo del Partito Democratico di Firenze, a cui ero iscritta anch'io, organizzò il classico pullman, come si fa quando si va tutti insieme alle manifestazioni con le bandiere e tutto quanto, e c'era anche lui che era allora presidente della provincia di Firenze. Cosa l'ha colpita di lui? Beh, chiaramente poi non l'ho rivisto per tanto tempo, diciamo che la conoscenza vera è stata successiva ed è stata legata molto più al mio lavoro da avvocato, perché comunque in un'altra situazione lui aveva un problema tecnico da risolvere sull'operazione di privatizzazione dell'azienda del trasporto pubblico a Firenze, e essendo ad una cena con altri amici in comune, sottopose questo problema. Io mi sono sempre occupata di diritto societario, proprio di quei problemi lì come avvocato, e quindi trovai in qualche modo la soluzione per portare a casa quell'operazione, e da lì quindi è cominciata una collaborazione professionale, a titolo gratuito ci tengo, in modo tale che sappia che non ho preso un euro, e da lì quindi poi la conoscenza. Però la svolta è stata con le primarie dell'anno scorso, quando insieme a Simona Bonafè e Sara Biagiotti ci chiese di dare una mano a coordinare la campagna elettorale. E lì la sua vita è cambiata. Sì. Sì, in quei mesi... Lei un anno fa non avrebbe mai immaginato che sarebbe diventata ministro, che sarebbe diventata assolutamente governo. No, ma nemmeno un mese fa. Nemmeno un mese fa? No, nel senso che comunque è cambiata la mia vita, ma... Beh, sembra strano, però non mi fa questo effetto di differenza rispetto alla mia vita normale, se non che lavoro ancora di più, perché chiaramente in questa fase gli orari sono più impegnativi, si sta tanto, soprattutto io che poi ho i rapporti con il Parlamento come delega in aula, alla Camera e al Senato, e chiaramente si rinuncia a un po' alla vita privata. Questo sì, mi sono un po' scordata le passeggiate, il cinema. Nell'ultimo anno sono andata 2 volte al cinema soltanto, purtroppo. Però credo che ne valga la pena per il progetto che abbiamo, per la passione che a ci mettiamo. A lei questo governo piace, convince? Molto. Non pensa, le convince molto. Molto, sì. Insomma, conosciamo il suo intervento di difesa dei sottosegretari criticati, ma non si sarebbe potuto fare invece, già che si cambiava tutto, che si facevano tante donne quanti uomini, fare delle scelte che non fossero state poi sottoposte alle molte critiche che avete avuto per i sottosegretari indagati? E per... Intanto io rivendico i punti di forza di questo governo, perché comunque Matteo Renzi ha creato un governo che no, è davvero innovativo. No, ma parliamo dello specifico, ha capito sì, di cosa sì, parlo. Sì, però a me piace anche ricordare quello che di buono è stato fatto, perché a volte si cerca di puntualizzare sugli elementi più critici, discutibili, sì, sì, e si perde di vista l'insieme, critico, cioè infatti. Un governo con solo 16 persone, metà donne, metà uomini per la prima volta, tanti giovani, tante donne in ruoli anche impegnativi, dal Ministero della Difesa al Ministero degli Esteri. Dopodiché io sulla posizione dei sottosegretari indagati... Perché non l'avete candidata in Sardegna e poi l'avete fatta sottosegretaria? Beh, in Sardegna si è ritirata lei, quindi in realtà è stata una scelta di Francesca Barraccio di non partecipare alle elezioni regionali in Sardegna. È stata lei a fare un passo indietro in quella situazione lì. Io ho già detto una cosa in cui credo molto, ma non soltanto perché faccio politica, ma come cittadina e come avvocato, prima ancora, proprio per la mia formazione anche giuridica. Se una persona viene indagata, in realtà non è l'equivalente di una condanna. Avrà modo e tempo di dimostrare la sua innocenza. Non possiamo però neanche far passare il principio, secondo me, è sbagliato, che negli ultimi anni c'è stato, per cui un avviso di garanzia, che è di per sé un atto dovuto della magistratura, cioè dice a te, singolo cittadino, guarda, sto facendo delle indagini su di te, ministro, difenditi. Siamo d'accordissimo, qua in casa di garantisti. Detto questo, io ricordo Renzi qui, quando diceva, Nunzia De Girolamo, un altro stile, cioè la Josefa, però, un altro stile. Però Matteo Renzi, su questo
possiamo, diciamo, vedere tutta la prova dei fatti in tutta la sua carriera politica, non ha mai chiesto le dimissioni di nessuno sulla base di un avviso di garanzia, mai. E nemmeno con Gentile per la... com'è andata? Gentile non ha nemmeno avuto l'avviso di garanzia. Non ha avuto l'avviso di garanzia e non è stato chiesto. È stato fatto dimettere. Però non è stato fatto dimettere su richiesta del governo, del Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio non ha chiesto le sue dimissioni, tanto è vero che lo stesso Gentile lo ha riconosciuto quando ha deciso di dimettersi. Gentile del nuovo centrodestra si dimette invece del PD nessuno. Beh, Gentile è stato appunto scelto dal nuovo centrodestra come sottosegretario e poi il nuovo centrodestra ha preso delle decisioni al proprio interno e Gentile ha fatto un passo indietro, ma non perché ci sia stata una richiesta da parte del Presidente del Consiglio. Non l'ha mai fatto per nessuno sottoposto a indagini. Poi ci sono stati dei casi in cui per scelte di opportunità politiche si sono chieste le dimissioni, come nel caso Cancellieri furono chieste le dimissioni, lì non c'era nemmeno un'indagine a quei tempi, quindi non si basava sull'avviso di garanzia, ma si reputò il Presidente del Consiglio, anch'io, altri colleghi, che un Ministro della Giustizia che interviene, e lì c'erano delle intercettazioni, quindi delle prove forti, evidenti, per una singola persona, senza cercare di risolvere il problema generale, ma interessandosi a una persona singola con cui c'erano dei rapporti familiari, eccetera, forse non fosse più credibile nel suo ruolo e nella sua funzione. Quindi fu una valutazione politica, ma non sul Lei presupposto delle indagini. Lei si sentiva a suo agio nel ruolo di Madonna? Sì, quando facevo la Madonna nel presepe vivente, non di Madonna la cantante, perché sennò potevo fare entrambe le cose. Ho fatto la Madonna nel presepe vivente quando, del mio paese, perché io vengo da un paese di 3.000 persone, quindi un paesino della Toscana. Il paese di Pupo? Lo stesso comune, non proprio lo stesso lo paese. Lo conosce Pupo? L'ho incontrato una sola volta, non lo conosco bene anche se siamo compaesani. E per quante volte ha fatto la Madonna nel presepe vivente? 4-5 anni, credo. 4-5 anni di seguito, e quando ero più giovane. E poi è stata la prima chierichetta della sua parrocchia. Sì, la seconda chierichetta femmina della mia parrocchia. Sì, siamo ho fatto precisi, per tanti, la seconda, se no mi denuncia. La seconda. No, è una battuta. Ho fatto la chierichetta. E lì per lì con grande dispiacere di mio nonno. Perché? Perché si sentiva a disagio a venire alla messa e vedere una chierichetta femmina, perché era un po' a quei trasgressiva, tempi era quasi faccenda. Un po' trasgressiva. Poi in realtà ce ne sono state tante altre, adesso è normalissimo, usuale anche alla Terina, per cui si sono abituati.